Ecco, Presidente, lei è da tanto che è nel mondo del volontariato. Secondo lei qual è la scintilla, che possiamo chiamarla così, che poi spinge una persona effettivamente a stare seduta in poltrona e dire ah, vorrei farlo, a poi effettivamente farlo? Cioè, qual è quel passaggio, come avviene quel movimento che poi porta a Guarda, diventare ci un volontario? sono molte le modalità per le quali uno si avvicina al volontariato, le più diverse. Certamente uno deve avere qualche cosa dentro, cioè voglio dire, qualche moto di generosità all'interno, capire che non esiste solo lui, ma è capace di leggere un po' la realtà che gli sta attorno e capire che può dedicare una parte di se stesso, e non dico solo di tempo, ma di cuore, di intelligenza, di entusiasmo, di fatica anche per qualche cosa d'altro, perché vale qualche cosa in più. Quindi questo è sicuramente il primo fatto. Una persona deve avere una sua formazione personale, capace di guardare al mondo nel quale vive e sentirsi parte di una comunità, e quindi disponibile anche ad aiutare chi sta in situazioni peggiori di lui, o comunque, perché quando dico le persone, è chiaro che l'aiuto alle persone è assolutamente essenziale. Posso fare una chiosa? Ieri sono stato al lago Mella, dove c'era la giornata, una domenica diversa, così chiamata, dove delle associazioni di volontariato portano i disabili provenienti da tutta la provincia a fare una giornata e a farli pescare, aiutarli a pescare. Ecco, fare una giornata con queste persone e vedere le difficoltà dei disabili, ma anche la gioia che hanno a partecipare ad attività diverse così, e vedere la quantità di volontari che stanno accanto a queste persone con una disponibilità che mi commuove ancora adesso che ci penso, è veramente qualche cosa di grande. Quindi c'è qualche cosa all'interno. Poi le occasioni, dicevo, sono le più varie. Dall'amico che ti invita a partecipare a vedere una certa cosa, ai giornali che parlano del volontariato, alle missioni che ti fanno vedere che si può fare qualche cosa in Italia ma anche fuori e quant'altro. Certamente la promozione del volontariato deve essere fatta su larga scala, utilizzando tutti gli strumenti per riuscire proprio a individuare quella persona, come colpire l'interesse di quella persona che comunque qualche cosa dentro c'è già. Ecco, Presidente, accennavamo al futuro. Per concludere, lei come vede il futuro del volontariato in un mondo in cui, sempre, lo dicevamo anche prima, sempre più si pensa all'individualismo? Ha un futuro questo mondo? È la risposta? Io credo che il volontariato abbia un futuro, e ce l'ha, non solo avrà un futuro il volontariato, ma attraverso il volontariato, se vuoi mi ripeto un po', ma è una delle cose che io amo dire spesso e sollecito spesso, attraverso il volontariato dovrà avere un futuro la nostra società, la nostra comunità, dovranno essere rivitalizzate, proprio perché non si pensa, il volontariato non pensa all'io, pensa a noi. Non pensa all'interesse personale, pensa all'interesse collettivo, mette davanti la generosità e la gratuità a tutte le corse per guadagnare sempre di più, direttamente, personalmente, individualmente, o quando va bene attraverso delle lobby che hanno dei loro interessi molto, molto particolari. Certo, il volontariato deve anche essere sostenuto. Il CSV è qui apposta per aiutare le associazioni a fare e ad essere sempre più preparate. L'attività di formazione, ecco, forse una delle cose che possiamo dire, da questo mese, da settembre in poi, partono un centinaio di corsi di formazione che facciamo tutti come centro servizi di volontariato sui vari aspetti, da quelli della gestione delle associazioni a quello della capacità di interloquire con i gestori dei piani di zona da parte delle associazioni, proprio per avere quel ruolo sociale e, se mi consente, socio-politico che il volontariato deve avere, proprio perché è portatore di interessi collettivi ed è colui che riesce a dare voce a coloro molto spesso che non sanno parlare, non hanno la possibilità di parlare, non hanno la capacità di far capire quali sono le difficoltà che stanno vivendo, eccetera. Quindi partecipare, imparare a partecipare anche alle attività di preparazione dei piani sociosanitari di zona è importante, quindi anche lì i nostri corsi di formazione
vanno anche lì. Cioè, stiamo facendo molta attività di formazione proprio per dare forza al volontariato. Il volontariato deve essere sostenuto. Per fare tutte queste attività occorrono delle risorse anche al centro servizio del volontariato. E purtroppo, come per tutto il resto, anche qui ci sono delle difficoltà in più. Coloro che davano risorse ai centri di servizi, che sono poi le fondazioni bancarie, col fatto che le banche non distribuiscono gli utili, quindi le fondazioni hanno meno utili dalle banche, la sostanza è che anche i soldi che loro per legge devono dare, mettere a disposizione del volontariato, cioè un quindicesimo dei loro cespiti ogni anno, questo quindicesimo diventa sempre più piccolo e quindi abbiamo anche noi delle difficoltà. Detto questo, cerchiamo, così come l'abbiamo fatto quest'anno, di sopperire alla mancanza di risorse economiche con un di più di capacità nostra organizzativa e di entusiasmo anche nei nostri operatori, gli operatori del centro servizi, e utilizzando anche dei volontari del centro servizi, cioè delle persone che hanno esperienza, che si mettono gratuitamente a disposizione del centro servizi per aiutare le altre associazioni. Cercheremo di non far mancare nulla alle associazioni di volontariato e ai volontari, nonostante le difficoltà.